monitoraggio delle sostanze chimiche emergenti, con particolare riferimento alle indagini sul comparto biotico. Alpa Toscana, e il relatore Mazzetti. Allora, buonasera a tutti, per me è la prima volta ad Ispra, quindi ringrazio di essere stato ospitato e di avere l'opportunità di eseguire questa breve presentazione. Dunque, su cosa vi tedierò? Vi tedierò sostanzialmente su il monitoraggio di un tipo particolare di sostanza emergente, nella fattispecie l'acido perfluoroottansulfonico. Sapete tutti che come recepimento della direttiva europea del 2013, nel 172 del 2015, è stato inserito all'entry 35 l'acido perfluoroottansulfonico e i suoi derivati, sia per quanto riguarda le acque superficiali e di transizione, sia per quanto riguarda quello che ci interessa nella giornata di oggi, il biota. Durante lo scorso anno abbiamo messo a punto un metodo per la determinazione di questo tipo di inquinante. Scusa, posso usare questo o no? Questo è proibito. Se funziona, no, sì, se è stato messo lì poi. Non è proibito. Come facciamo a partire? Se ti siedi è anche meglio. Se mi siedo meglio. Scusami. No, perché tendo a pagare. A parlare. No, niente. No, quelle di Isola di Puma. Quelle di Isola di Puma. Mi siedo buono e sto tranquillo. Vai. Dunque, sostanzialmente le sostanze perfluorurate nascono con il progetto Manhattan intorno al 1940 e vengono impiegati come lubrificanti, come tensioattivi per la manipolazione di quelli che erano gli alogenuri di sostanzialmente lantani, di attini, di uranio e quant'altro, che erano estremamente corrosivi. Tant'è vero che diventano sostanzialmente un settore industriale strategico durante tutta la guerra fredda. Soltanto dopo il 45, quindi bisogna aspettare il 1950 e il 1960 per avere quelli che sono i primi usi commerciali. Il primissimo uso era stato qualcosa intorno al 1930, come vedete in quella slide. Però diciamo la diffusione incomincia intorno al 1960. I primi ad essere stati sintetizzati sono nell'ordine sia l'acido perfluoroottansulfonico e solo successivamente l'acido perfluoroottanoico. Vedete, quelle sono alcune delle sigle, alcuni degli acronimi con cui queste sostanze sono abitualmente riconosciute. La sintesi è generalmente attuata attraverso vari processi. Il processo più vecchio è questa fluorurazione elettrochimica. Si parte da dei precursori abbastanza semplici e si ottiene tutta una pletora, tutta una serie di sostanze che sono bene o male caratterizzate dalle stesse proprietà chimico-fisiche, quelle proprietà che le rendono estremamente attraenti per una gran parte di industria manufatturiera. I primissimi composti organofluorurati sono caratterizzati da una parte fluorurata e da un gruppo idrofilico. La cosa interessante è che la coda fluorurata, la parte fluorurata, ha proprietà sia idrofobiche sia oleofobiche. Questo a causa della polarizzazione estremamente particolare del legame carbonio-fluoro. Successivamente si ottengono delle sostanze più complesse che abbinano alla struttura estremamente semplice che abbiamo visto nella slide precedente uno spacer organico. Questo spacer organico consente la modulazione di certi tipi di proprietà. Vedete, la sintesi è una sintesi leggermente più complessa, basata su un meccanismo fluoroteleomerico che sostanzialmente vi risparmio. Però ecco, tendiamo a focalizzare la nostra attenzione su una formula leggermente più complessa. Coda fluorurata, spacer e gruppo idrofilico. Analogamente possiamo addirittura avere dei derivati organofluorurati ancora più complessi, con dei side chains, con delle ramificazioni e quant'altro. Questo per quale motivo? Perché, come ho detto prima, questo tipo di sostanza è estremamente interessante per l'industria.
Per quale motivo? Perché abbassano la tensione superficiale dell'acqua, la abbassano in una maniera estremamente drastica e piccole quantità di queste sostanze riescono a fornire un potere di wetting, un potere di bagnabilità che è praticamente senza confronti, assolutamente non conosciuto prima dello sviluppo di questo particolare tipo di sostanze. E quindi inoltre sono stabili, hanno una stabilità chimica assolutamente termica, assolutamente spaventosa. Sono stabili nei confronti dell'acido cromico caldo, dell'acido solforico, dell'acido fluoridrico, sono stabili a temperature molto elevate. E quindi nella parte inferiore di questa slide potete vedere alcuni di quelli che sono gli impieghi. Sostanzialmente le trovate dappertutto, le trovate dall'aumento del wetting, ad esempio, per certi tipi di pesticidi, all'utilizzo nell'industria cartiera, nel mining, nell'industria dei filati. Pensiamo ad esempio al teflon. Il teflon non è nient'altro che un polimero fluorurato. Quindi vediamo che i polimeri del fluoro entrano prepotentemente non solo nell'industria ma anche nella nostra vita di tutti i giorni. Ad esempio le padelle col teflon. Soltanto recentemente possiamo acquistare delle padelle dove c'è scritto esente da composti perfluorurati. Però per anni abbiamo mangiato in padelle rivestite con teflon come antiaderente. E il problema dov'è? Il problema viene fuori dopo, a un certo punto, intorno al diciamo fine 1980, inizio 1990, incominciamo a vedere che questi composti che sono stati immessi in maniera massiccia nell'ambiente hanno degli effetti per quanto riguarda la salute dell'uomo e hanno degli effetti ambientali che sono decisamente nefasti. Sono reduce dallo scorso mese da un congresso a Corvara dove la popolazione esposta, la popolazione di lavoratori esposta ai composti perfluorurati è circa un centinaio di volte più svantaggiata rispetto ai lavoratori esposti all'amianto. Quindi stiamo parlando di cose che hanno un impatto sanitario, un impatto ambientale estremamente, estremamente rilevante. E tant'è vero che nella letteratura scientifica intorno alla fine del 1990 si contava circa 300 lavori, quindi una cosa estremamente modesta, se pensiamo che queste sostanze erano sul palcoscenico da circa 50 anni. E alla fine del 2014 i lavori superano i 3.000, quindi l'attenzione della comunità scientifica esiste, cioè è forte. Nell'Unione Europea questi composti, i due composti più antichi, cioè il FOS, l'acido perfluoroottansulfonico, il FOA, il perfluoro ottanoico, sono stati catalogati il primo come POP dopo che fu aggiunto nell'allegato B della Convenzione di Stoccolma del 2009, con sostanza prioritaria secondo la direttiva 2013-39, quindi recepita come entry 35 del 172 e successivamente sostanza con limite di restrizione come riportato nel regolamento 757 del 2010 e successivamente nell'850. Mentre il FOA è candidato come sostanza di Very High Concern dopo che appunto l'MSC l'ha identificato nel giugno del 2013 come sostanza PBT, quindi persistent bioaccumulabile e tossica, e inoltre è sostanza con limite di restrizione come riportata l'anno scorso nel regolamento 1000/2017 all'entry 68. Quindi anche dal punto di vista normativo sono sostanze che hanno una catalogazione decisamente pesante. A livello normativo, se noi esaminiamo la direttiva 2013-39, vediamo che il FOS, per quanto riguarda le acque interne, ha un limite estremamente basso, 6,5 per 10 alla meno 4 microgrammi litro, cioè 0,6 parti per trilione. Se noi andiamo a esaminare la direttiva 2009-90 sui requisiti dei metodi di analisi, dovremmo raggiungere circa un terzo di questo limite, quindi 2,1 per 10 alla meno 4 microgrammi litro, cioè circa 0,2 parti per trilione. Quindi è una bella sfida per quanto riguarda le acque interne. Per quanto riguarda il biota si parla di 9,1 microgrammi chilo, 9,1 ppb, quindi anche in questo caso è una, diciamo, una sfida per quanto riguarda il laboratorio che non è da poco, anche se è più affrontabile rispetto alle 0,2 ppt.
Analogamente nel decreto 2015, nel decreto 172 del 2015 troviamo sia il FOS sia altri 5, altre 5 sostanze perfluorurate. La presenza di queste sostanze perfluorurate, come deriva appunto da un dossier della Camera dei Deputati, è dovuta non per, come diretta conseguenza del 2060, ma per la catalogazione del corpo idrico, la catalogazione, diciamo, la valutazione dello stato chimico del corpo idrico. E comunque abbiamo dei valori che sono generalmente più alti rispetto al valore di 6,5 per 10 alla meno 4 microgrammi chilo del microgrammi litro, pardon, del FOS. Vediamo che nel caso del perfluorottanoico, che è quello che è il limite più basso, abbiamo circa 0,1 microgrammi litro. Quindi i valori per quanto riguarda i limiti sono decisamente più elevati. Un'altra norma è questo decreto per quanto riguarda le acque sotterranee, dove vengono normati appunto le cinque sostanze perfluorate che abbiamo visto precedentemente. Le sfide analitiche affrontate. Dunque, noi l'anno scorso, come ho già detto, abbiamo messo a punto questo metodo. Il primo step è stato chiaramente quello di mettere a punto un metodo di conservazione del campione. La letteratura concorda unanimemente con la necessità di attuare le operazioni analitiche nel più breve tempo possibile. E questo non è sempre possibile e un buon compromesso è quello di campionare e conservare il campione in bottiglie di materiale plastico, perché sulla base di letteratura abbastanza recente, 2011, abbiamo una perdita piuttosto ridotta di analiti se conserviamo il campione congelato in materiale plastico, altrimenti il vetro tende a esercitare un'azione assorbente sul nostri analiti obiettivo. Analogamente sul biota, il biota è stato conservato, in questo caso pesce, è stato scelto di analizzare il pesce in toto, quindi il pesce è stato macinato come complessivamente, è stato scelto di conservare il pesce surgelato, quindi procedere a un grossolano sminuzzamento, vedete, queste sono fotografie molto stile Shining per intendersi, e successivamente in una macinazione dei pezzi grossolanamente ottenuti con ghiaccio secco e un mulino idoneo. Il prodotto che otteniamo è un prodotto decisamente omogeneo, estremamente polveroso e estremamente idoneo a quello che è l'analisi successiva. Dunque, sono sostanze che si analizzano per LCMS, con detector, quindi detector di massa, HPLC e detector di massa. Si analizzano in modalità di ionizzazione negativa, per logici motivi, e generalmente quello che si osserva, se nel caso dei derivati solfonati, è un addotto M-H negativo. Un discorso a parte potrebbe essere quello dei composti carbossilici, che tendono a perdere CO2 in maniera estremamente semplice, estremamente facile, già insorgente. Dunque, se noi andiamo a dare un'occhiata a quello che è il comportamento di queste sostanze in MS-MS mode, per intendersi triplo quadrupolo, i composti perfluorosulfonati forniscono degli ioni che hanno una diciamo significatività piuttosto ridotta. Non sono parole mie, sono parole di Kadare, però concordo, perché sono sostanzialmente degli SO3-, delle FSO3-, quindi delle masse 80 e masse 99, che possono essere fornite da un sacco di composti. Ad esempio, l'acido tauredeoxocolico è un completo isomero dell'acido perfluorotansolfonico e si trova nella bile del pesce e dà esattamente gli stessi ioni. Quindi questo è un interferente. Se noi operiamo in MS-MS, bassa risoluzione, non c'è niente di più facile da dare dei falsi positivi. D'altra parte, come vi ho accennato prima, i composti perfluoro carbossilati, ad esempio il FOA, tendono a perdere CO2 e l'addotto che otteniamo è un addotto idrocarburico, perfluoro idrocarburico carico negativamente, che generalmente è soggetto a successive frammentazioni, per cui il segnale è molto spalmato. Abbiamo
un grande numero di ioni. Ad esempio, per quanto riguarda l'acido perfluoro ottan carbossilico, abbiamo la formazione di questo addotto CF3CF2LN, dove N è uguale a 2, 3 oppure a 5. Cosa ci viene in aiuto? Ci può venire in aiuto l'alta risoluzione. Ad esempio, il mio consiglio personale è quello di utilizzare dei cutoff di alta gamma oppure degli Orbitrap. Per quale motivo? Per una serie di motivi. Il primo è che perché la massa relativa del fluoro è leggermente più bassa della massa nominale, possiamo facilmente distinguere composti perfluorurati da composti quasi isobari, completamente costituiti da carbonio, idrogeno e ossigeno. Questa è una. Anche se non è tutto oro quel che luccica, perché il fluoro è monoisotopico. E se noi consideriamo ad esempio la 657 del 2002, dovremmo avere perlomeno un paio di ioni per avere la identificazione sicura. Comunque, probabilmente è il miglior compromesso, l'utilizzo quindi di un'alta risoluzione in full scan. E che poi è stata la scelta che abbiamo adottato. Noi abbiamo lavorato con questa macchina, che è un Orbitrap Exactive un pochino datato, del 2012, che però ci ha dato dei buoni risultati. Non vi sto a tediare sull'Orbitrap, sapete che la frequenza omega z è l'unica dove c'è una dipendenza dal rapporto massa-carica, e comunque è una trappola di Kingdom modificata e lasciamola perdere lì. Quello che ci interessa è che un Orbitrap è un sistema mass in time, quindi non particolarmente veloce per quanto riguarda il campionamento, però che fornisce dei valori di risoluzioni estremamente alti, dei valori di risoluzione, di valori di accuratezza molto molto elevati. Per quanto riguarda l'acqua, abbiamo scelto di operare in SPA online. Per quale motivo? Perché i composti fluorurati sono ubiquitari, meno manipolate il campione e meno sono le possibilità di contaminarlo. Quindi abbiamo utilizzato un sistema SPA online, cartuccina inserita nel circuito idraulico del sistema, con una seconda pompa, una pompa di carico sostanzialmente, valvola di switch e iniezione diretta di quello che era stato accumulato in questa piccola colonna SPA. I vantaggi sono molto alti: riduzione del volume del campione, minimizzazione dei trattamenti, riduzione del tempo d'analisi, migliore riproducibilità, riduzione della quantità di marcato immessa, perché chiaramente operiamo in diluizione isotopica totale e il marcato è costoso, indubbiamente. Per quanto riguarda il pesce, sulla base di alcuni lavori in letteratura e sulla base anche della nostra esperienza pregressa, è stato scelto di operare un'estrazione Quecher modificata e una pulizia, una clean up, tramite una colonna scambio anionico debole, un SPA scambio anionico debole. Questo è grosso modo la flowchart per quanto riguarda l'analisi del biota, quindi circa 3 grammi di pesce che è stato estratto con un Quecher acido, successivamente centrifugato. La fase surnatante è stata sottoposta a un freezing a meno 30 per tutta la notte. Sapete tutti che i lipidi sono scarsamente solubili in aceto nitrile, per cui abbiamo avuto una prima precipitazione, un primo clean up. Questo precipitato è stato eliminato per centrifugazione, il surnatante diluito e sottoposto a SPA VAX. Vedete due stadi di desorption. Il primo per quanto riguarda i composti perfluoroacidi, quindi desorption con metanolo ammoniacale, e il secondo solo con metanolo. Ne parleremo dopo. Queste sono le condizioni strumentali, le vedrete chiaramente negli atti, troverete completamente le condizioni strumentali se volete cimentarvi in questa prova. E questo è abbastanza interessante perché è un'iniezione diretta di un campione d'acqua a 0,2 parti per trilione. Sulla vostra destra, in basso, gli stick derivanti dall'acquisizione del segnale. Quindi senza alcun trucco elettronico, senza alcuna attività di smoothing, vedete che abbiamo un numero di stick sufficiente alla definizione di un picco. Teniamo presente che per 0,2 parti per trilione questo significa aver analizzato 1,2 miliardi di molecole. Se tenete conto che un numero d'Avogadro è 6,02 per 10 alla 23esima, capite un attimino che la prestazione è decisamente al limite. Analogamente, aumentando l'accuratezza da 5 a 2 ppm, vedete che il segnale viene pulito in maniera decisamente drastica. Quindi risoluzione a 100.000, accuratezza a 2 ppm. Stiamo
andando avanti con quelle che sono operazioni di validazione. Questa è la partecipazione a un primo proficiency organizzato da GLAI l'anno scorso, il prossimo ci sarà a giorni, i risultati sono stati buoni e inoltre per quanto riguarda il biota stiamo lavorando su questo materiale di riferimento del GRC cercando anche qualche proficiency relativo alla, alla matrice in oggetto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato un bel po' di campioni d'acqua e quello che abbiamo trovato è che la contaminazione per quanto riguarda le acque superficiali, sia fiumi e laghi, sia per quanto riguarda le acque di transizione, è decisamente estesa. Cioè la sostanza è sostanzialmente, se mi perdonate la cacofonia, ubiquitaria. Le acque sotterranee sono leggermente meno contaminate, vedete circa il 10% di contaminazione. Mentre per quanto riguarda le acque superficiali, vi ripeto, la presenza è decisamente estesa. Durante il 2017 abbiamo trovato ben 13 fiumi dove la concentrazione media, il limite AMSI di 0,65 ppt, è stato superato, incluse due sezioni dell'Arno. Quindi vediamo benissimo nella sostanza che se la cerchiamo e la cerchiamo nella maniera opportuna, la troviamo tranquillamente. Queste sono alcune cartine, non so se si vede, per quanto riguarda il PFBS. Ecco, il PFBS è un emergente ulteriore, perché dopo che le composti organofluorurati a catena lunga sono stati oggetto di grosse restrizioni, l'industria non è che si è fermata, tutt'altro, e ha incominciato a commercializzare prodotti basati su catene più corte, ad esempio l'acido perfluorobutansolfonico, per il quale c'è un grosso impiego, ad esempio nel settore conciario, e infatti lo troviamo parecchio. Il limite però è di 3.000 parti per trilione, per cui il superamento, come evidenzia appunto il colore predominante di questa cartina, che è il verde e il giallo, praticamente non è mai stato rilevato. E analogamente il perfluoro ottanoico, per il quale abbiamo una situazione che è un sostanziale specchio del PFDS. Quindi sono sostanze per cui abbiamo dei limiti piuttosto alti, anche se penso che per quanto riguarda il PFBS il trend sarà sicuramente in crescita. Per quanto riguarda il FOS, quindi quello veramente cattivo, vedete che la cartina in alto presenta numerosi punti rossi che fanno da specchio essenzialmente con quello che vi ho detto prima, cioè abbiamo trovato 13 water bodies, quei 13 punti dove il limite è superato. E vedete che questi punti, se avete un attimo di confidenza con quella che è la geografia della Toscana, sono localizzati su cosa? Sull'Arno. Quindi dove abbiamo degli insediamenti produttivi importanti, ad esempio soprattutto nel settore del conciario, nel settore del tessile, nel settore anche, perché no, dell'elettrochimica e della metallurgia, fine se non altro. E inoltre abbiamo altri due punti situati nel nord della Toscana, zona Massa, zona Carrara, dove c'era ad esempio una industria piuttosto importante per quanto riguardava i pesticidi. Quindi vedete che torna tutto. Se cerchiamo, troviamo, poi magari diamo noi a livello politico, ma quello mi taglio la lingua, però se cerchiamo riusciamo a trovare. Per quanto riguarda il pesce la situazione è ancora più divertente, se vogliamo usare questo tipo di aggettivo. Le specie che sono state analizzate sono essenzialmente mugini per quanto riguarda le acque marine di transizione, quindi l'Isaurata, Ramada, Salience, Musicephalus e Chelonabrosus, mentre per quanto riguarda le acque interne abbiamo utilizzato dei barbi, dei cavedani e delle trote. Tutte localizzate, secondo quanto mi dicono i colleghi biologi, a livelli trofici compresi fra 2,3 e 3,5, quindi non proprio dei predatori, non proprio all'apice di quelli che è la catena alimentare. Vi ripeto, sono stati macinati in toto e è stato analizzato tutto, sostanzialmente il mulino che abbiamo visto prima è in grado di polverizzare un campione, quindi non so se focalizzando la nostra attenzione verso particolari tipi di tessuto, ad esempio visto in letteratura liquido biliare, fegato, filetto o quant'altro, i risultati potrebbero cambiare sicuramente. Però quello che abbiamo trovato è piuttosto interessante, perché tutti, ma dico tutti, all'infuori di un campione solo catturato nella laguna di Orbetello, hanno mostrato presenza di acido perfluorotansolfonico. Quindi praticamente il 100% dei campioni di biota analizzato è contaminato da
acido perfluoro tansolfonico. E i valori sono anche piuttosto importanti, perché sebbene non abbiamo mai superato il limite di legge di 9,1 microgrammi chilo, alcuni campioni, ad esempio catturati nella zona compresa fra Pisa e Livorno, hanno mostrato dei valori importanti, 5, 4, 7, 9 nanogrammi grammo, quindi vicini dello stesso ordine di grandezza del limite di legge. Quindi sembra che il problema sia sicuramente da affrontare, sicuramente da tenere sotto controllo, nonostante che richieda delle strutture laboratoristiche del personale estremamente specializzato e degli accorgimenti estremamente fra virgolette raffinati. Comunque, diciamo, questi valori non hanno influenzato la valutazione dello stato chimico, proprio perché non abbiamo superato il limite di 9,1. Però quello che abbiamo trovato è stato anche più divertente, più interessante, diciamo. Per quale motivo? Perché se noi operiamo con sistemi tipo Orbitrap o tipo Cutoff, possiamo fare un'analisi retrospettiva, cioè un sistema che lavora in full scan in alta risoluzione non è un triplo quadrupolo. Un triplo quadrupolo vi darà dei risultati quantitativi spettacolari, però la vostra visione sarà limitata esclusivamente da quelle sostanze che avete impostato in griglia. Cioè, io voglio vedere il DDT, metto 235 a 200 e vedrò la transizione dello ione 235 a 200. Non saprò niente di qualcosa che ha una massa differente da quella che ho impostato, o un prodotto diverso. Quindi è un sistema decisamente chiuso, che vi darà dei risultati meravigliosi dal punto di vista della quantificazione spinta. Però se utilizzate un cutoff o un orbitra, se avete fortuna, un ciclotrone, però si parla di macchine sopra il milione, 2 milioni di euro, voi potete fare un'analisi retrospettiva. Cioè, di che tipo? Ho il dubbio che ci sia una sostanza che ha una massa X. Mi fai andare a vedere su un tracciato acquisito 2 anni fa se ciò è effettivamente quella sostanza. Questa è una grossa potenzialità dei sistemi full scan, enorme potenzialità. E abbiamo fatto una cosa del genere sul campione di Lisa Ramada, che aveva la concentrazione più alta in assoluto. E che abbiamo trovato? Abbiamo trovato che questo campione aveva 3 ioni decisamente interessanti, che sono questi 3 ionetti qui, che corrispondono, guarda caso, a questa sostanza. È una perfluorosulfonammide che è stata ritrovata per la prima volta in un lavoro del 2015 di Chu e Lerner su campioni di pesce proveniente dall'Olanda e dal Canada, e sembra sia derivi sia direttamente da formulati, facciamo un nome e cognome, formulati Scotchgard della 3M successivi al 2002, e derivi da metabolizzazione dei PFBS, cioè di acido perfluorobutansolfonico. Quindi questa sostanzina qui è la prima volta che riusciamo a vederla. Non è normata, per l'amor del cielo, però è un indice di qualcosa che al momento ci sfugge. E vedete, ci sono ben 3 ioni acquisiti, 3 ioni in alta risoluzione, quindi vuol dire che il fingerprint è perfetto. Se riusciamo, vediamo anche quest'altra, questa è la sorellina un pochino più grande, quindi una perfluoro o tansolfonammide, probabilmente derivante o da formulati, nella maniera analoga, da formulati magari più vecchi rispetto allo Scotchgard 2002, oppure da metabolizzazione di acido perfluoro tansolfonico. Quindi vediamo che la problematica dei composti perfluorati è estremamente vasta, estremamente importante, e soprattutto ci manda l'occhio su quelli che sono degli escamotaggi. Cioè, l'industria non rinuncerà ai composti perfluorati, assolutamente. Quindi, oltre a far quello che ci richiede la normativa, a mio personale avviso, bisognerebbe andare a vedere qualcosellina anche di oltre, perché è un po' come il film Smetto quando voglio, no? Quelli ci mettono un metile e la droga diventa legale. E qui uguale, cioè ci mettono un metile, mettono una ramificazione, mettono qualcosa di leggermente differente e la sostanza è uguale. Però non sappiamo niente della tossicità ecologica, ad esempio, di queste due sostanze. Del perfluoro tansolfonico lo sappiamo e abbiamo visto che lo troviamo nel 100% dei campioni, e quindi già quello ci induce a una riflessione. E più, logicamente, abbiamo anche una contaminazione diffusa che sfugge a quelli che sono magari i metodi più tradizionali di indagine. Quindi ecco, così, en passant. Grazie.
Prego. Grazie. Allora, sì, perfetto, sei stato nei tempi in maniera eccellente.